se uno fa bene è più contento, però sarei stato più contento se la squadra avesse raggiunto il risultato che ci interessava, cioè la vittoria. Non siamo riusciti, anche se siamo passati in vantaggio, abbiamo avuto l'occasione di raddoppiare, non l'abbiamo sfruttata e poi comunque si è visto com'è andata. Cosa è accaduto, ecco, sull'1-0 partiamo bene 20 minuti alla grande e poi un crollo psicologico, fisico, tecnico, tattico, secondo te cosa? No, è dovuta poi comunque a degli episodi, perché ha preso il gol dell'1-1, poi si è andato negli spogliatoi, si è rientrato, loro sono partiti forte, poi su un episodio sono andati in vantaggio e lì hanno preso fiducia loro, magari noi abbiamo provato a recuperare, però non abbiamo fatto magari con tanta lucidità. E poi il gol del 3-1 comunque ha chiuso la partita. Roma è una piazza piena di pressioni, lo sai, lo sapevi, adesso forse lo imparerai. Due partite, un punto, 5 già in meno dell'anno scorso, cosa vuol dire secondo te da calciatore? Vuol dire che bisogna iniziare a fare punti, bisogna iniziare a fare 3 punti per poter raggiungere i livelli dello scorso anno. Quindi non è che adesso dobbiamo batterci perché abbiamo fatto un punto in 2 partite, bisogna lavorare per migliorare. Abbiamo la possibilità di rifarci subito martedì in Champions League in casa, quindi dobbiamo farlo e vogliamo farlo. Lo chiederò anche a Spalletti tra poco, di solito si dice meno male che si rigioca subito. Sì, meno male che si rigioca subito, così è la possibilità di recuperare e di far vedere comunque il valore di questa squadra. Grazie Simone Uria. Alessandro, ci sono delle domande? Sì, ciao Simone, ti volevo chiedere soltanto questo. Mi sembra che questa partita, al di là della prestazione non brillantissima della Roma, sono qui con Ubaldo Righetti, abbiamo commentato la gara, probabilmente vada letta anche in un'altra ottica, cioè nel senso che mi sembra che i gol del Palermo arrivino anche, al di là della buona prestazione comunque della formazione di Ballardini, arrivano anche attraverso una sorta di casualità. A me ha sorpreso molto per esempio un contropiede su una situazione in cui la Roma al 18esimo era praticamente in vantaggio per 1-0, 4-3, poi subito dopo si è riproposta quasi questa azione con il gol di Fabrizio Miccoli. Ecco, forse in quel momento, diciamo tra virgolette, vi siete piaciuti un po' troppo, la Roma giocava a calcio con tanto entusiasmo da lasciare forse un pochino troppo spazio. È normale, comunque questa è una squadra che gli piace giocare a calcio, quindi tutti gli elementi gli piace proporsi, quando purtroppo perdi palla ti ripartono, specialmente una squadra che ha voglia di recuperare, che sta perdendo, che gioca in casa, che ha bisogno di fare punti, ti ripartono velocemente. Però ripeto, questa è una squadra che ha tanta qualità e che ha voglia di far bene, voglia di fare un ottimo campionato e di andare avanti in tutte le competizioni che fa. Quindi brutto perdere così a Palermo, però abbiamo la possibilità di rifarci subito, partire già da martedì e poi di nuovo in campionato. Grazie a Simone Loria, noi lo liberiamo intanto Alessandro.